Benvenuti. Ciao. 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 Una bella storia. Vi voglio raccontare una bella storia. Sono Battisti Fiorenzo e ho fatto un'esperienza di questo genere che vado a raccontarvi. Quando avevo la vostra età, un paio di anni di più penso, quanti anni avete? 10. Ecco, alle vacanze alle medie, tra un anno e l'altro, andavo da un mio zio che faceva il contadino. Andavo dentro il lunedì e venivo fuori il sabato. Quando arrivavo aprivo un cancelletto verde e all'interno c'era la cuccia del cane che si chiamava Biri. C'erano oche, galline, galletti nani, conigli, conigli bianchi con gli occhi rossi che mi facevano una tenerezza. C'erano le quaglie, insomma una casa di un contadino. Poi all'interno c'era la stalla, che c'era la mucca, il vitellino e un cavallo, si chiamava Baldo. Lo adoperava per fare tutti i lavori nella campagna. Suo fratello divideva la casa con lui, Ferruccio, che lui invece aveva una mula. Sapete cos'è una mula? Un asino. No, è un ibrido tra un asino e una cavalla. Se invece c'è la cavalla con l'asino, si chiama Bardotto. Allora, la mattina si alzava, faceva colazione, poi in campagna, si mangiava alle 11, poi mio zio andava a fare un riposino e poi di nuovo in campagna. E le giornate passavano così. Un bel giorno però il fratello di mio zio si ammalò e lui faceva un lavoro un po' strano, a dirla dai nostri tempi. Portava il pane scanupia con la beppa, portava sul pane alla gente che era su in ferie. Andavano su alla fine di giugno, appena finite la scuola, e venivano giù in settembre. C'erano su gli anziani e i giovani, perché quelli a età da lavoro stavano qui e andavano su il sabato. Il sabato mettevano su non so cosa, sulla Chrysler, che è una specie di zaino. Assomiglia a una sedia senza le gambe. E lì puoi mettere volumi grandi per trasportarli a spalla. Cosa succede? Succede che questo suo fratello non può più fare quel lavoro lì perché si deve fare operare. Allora mio zio decide di farlo lui, io lo accompagnavo. Allora le giornate si sono diversificate subito. Al mattino lo usavamo per andare sui cannupia e il pomeriggio in campagna. Si trattava di alzarsi la mattina alle 4, andare in stalla, dare da bere alla mula. La mula beveva un secchio di acqua, 10 litri. Mangiava 2-3 kg di fieno e dopo gli metteva una specie di sacchetto con giù la biava. E lì dà forza. Fatto questo, la imbastavamo. Il basto è una specie di sella che serve per trasportare materiali. Si metteva su due cestoni grandi di pane e andavamo in panificio da Guido Consolati. Lì c'erano i panini bollenti e prima, mi sono dimenticato di dire, si metteva giù dei pacchetti di o caffè o cose che lassù non potevano avere. Sul fondo si mettevano quei più lontani, logicamente. E man mano che si saliva si distribuiva le cose in sequenza. Al panificio, 2-3 volte alla settimana, mi dava 7-8 krafen. Io non sapevo neanche cosa erano i krafen. E mi diceva, dagli alla beppa, alla mula. Sapeva bene che non le dava tutti alla mula. 2-3 me li mangiavo anch'io. Si partiva, si attraversava tutto il paese e in cima c'era un ponte di legno. Era fatto di ferro e di assi che la mula li percuoteva che sembrava di fare un bacano con gli zoccoli. No? Lì accanto c'era la casetta di un uomo che faceva paura nei bambini, lo chiamavano il Miglio Rosso. Era imponente, aveva sempre uno zaino, veniva giù raramente da quel posto lì e aveva una barbona rossa. Un giorno mi prese così, ha messo la mano in tasca, ho detto adesso mi ammazza. Ha tirato fuori una caramella e da allora non avevo più paura. Attraversavamo il ponte, certe volte se c'era lì questo uomo, mio zio si fermava un po' a parlare, ma poi bisognava andare. Si saliva per la mulattiera, che era tappezzata di sassi, con due canali paralleli. A forza di passare con le slitte, in certi punti il canale fondo 10 centimetri.
si andava su e si arrivava alla prima polsa. Alla prima polsa era d'obbligo riposare, si fermava la mula, mio zio tirava fuori il trinciato forte e si faceva una sigaretta. Poi si partiva. Ho notato, dopo diverse volte, che la mula metteva sempre gli zoccoli su dei sassi ben precisi, sempre per dire, era sulla destra, tutto di colpo andava sulla sinistra, poi di nuovo a destra, nella strada. E allora chiesi a mio zio, come mai fa così la mula? Fa così perché probabilmente ha memorizzato il sentiero più idoneo per andare su. Si attraversava la pineta, si arrivava al piano dei Cofleri e da lì si vedeva il Signore Dio, che è un capitello grande. Di lì si arrivava ed era d'obbligo una preghiera. Poi si ripartiva, si facevano le voltarole, si arrivava alla fontanella. E lì la fontanella serviva per ristorarsi. Noi bevevamo un po' di acqua e poi stava lì la mula a bere, bisognava vedere. Non pareva che non si fermasse mai. Quando che lei aveva finito non serviva a dire andiamo, lei si avviava e andava su. Un giorno gli ho detto a mio zio, però la mula parte senza dire niente, a dispetto del cavallo che bisogna tirare. E lì si è un po' innervosito e allora mi ha detto, il mulo è una roba e il cavallo è un'altra roba. Allora su con la mula ancora, e quando si arrivava in cima ai Sengi c'era l'aurora, un bel rosso, poi sbiadiva un po', arrivava argento. Era uno spettacolo della natura. Si sedeva su un sasso mio zio fuori dal capitello e un giorno gli ho detto, guarda che c'è la banca dentro, non si può perché è come fumare in chiesa. E mi ha dato una lezione. Avanti ancora, a un certo punto mi fa, senti che la gigiota lampizzà la fornasella. E difatti, avvicinandosi, si vedeva il fumo del camino, ma non solo del suo, anche dei vari componenti del gruppo di case. Tirava fuori una trombetta, due suoni, pepe, si vedevano le signore anziane venire fuori dalle porte con un libretto. E lì segnavamo quello che gli lasciavamo del pane o dei pacchetti e ci davano un bigliettino, fammi una carità, vai dai miei parenti che mi portino su un pacchetto di caffè tramite noi, un po' di zucchero, le cose che servivano. Il più delle volte volevano più pane, noi ne avevamo di più, però gli diceva mio zio, al ritorno. Così lo dividiamo per tutti quelli che poi si andava su, si arrivava ai Scannuccieri, al Campas, che c'è una casa che era una chiesa sconsacrata. Avanti si arrivavano ai Scannuccieri, era l'ultima tappa e lì si decideva il pane. Quando si veniva giù la mula era più impacciata di quando saliva, perché logicamente, ma aveva degli zoccoli di ferro, ma nel centro c'erano una gomma, si arrivava a casa penso alle 10, mio zio mangiava, facevo il pisolino e poi la sera in campagna. E questo qui l'ho fatto per tutta l'estate di quell'anno, 1965. È stata una bella esperienza. Sono legato alla Scannuppia in una maniera morbosa. Per me la Scannuppia è tutto. Mi dà soddisfazione, ho una baita su, appena posso vado su. In genere noi bisnellotti siamo attaccati alla Scannuppia. Anche i nostri padri e i nostri nonni hanno vissuto la Scannuppia. Era il modo di alimentare l'introito per la famiglia. Tagliavano la legna, tagliavano il fieno. Ci sono delle foto che documentano la Scannuppia rasa senza neanche una pianta. Malga Palazzo non c'erano più piante. Hanno portato giù, hanno detto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, 10.000 metri cubi di legname. Quando andavi su in Scannuppia era per rivederla o per stare con tuo zio? Tutte e due le robe, perché in pratica mio zio poteva anche fare meno di me, ma io andavo per fargli compagnia. Trovo una gran leggerezza d'animo, ti senti libero da impegni, non so, una cosa, una sensazione di benessere, come ti sei contento anche senza far niente. Non stai senza far niente perché trovi sempre qualcosa da fare, però voglio dire,
è come dire mi ritiro in una stanza che non mi disturba nessuno. Qui c'è il caos e su là c'è la pace. Sì, è una passione che mi è nata dopo quando sono andato in pensione. Io prima il legno non sapevo neanche come fare a maneggiarlo. Adesso non sono più capace di fermarmi. Continuo a costruire. Registriamo questo qui. Ognuno ha un suono diverso perché cambia peso, cambia.